cartoni. Esatto, adesso andremo. Ma non solo. Allora, intanto andiamo immediatamente con questo bellissimo servizio di Gradisca, che è servizio sociale. È servizio pubblico ed azione sociale a sostegno della persona e della famiglia in difficoltà. Benissimo. Acli d'ambito Alto Isontino. Benissimo, allora ci troviamo a Gradisca, in comune a Gradisca, e ci sarà anche il saluto da parte del sindaco. Ecco qua che si va a questo bellissimo convegno, un convegno veramente molto interessante. Sentiamo la Presidente. Ecco l'assessore che fa il saluto da parte del comune, da parte del sindaco. Adesso sentiremo un attimo il tutto. Chi abbiamo come personaggi? Abbiamo Raffaella Maioni, responsabile nazionale Acricolt. Poi abbiamo la dottoressa Maura Clementi, responsabile del servizio sociale dei comuni, ambito territoriale 2.1 Alto Isontino. Bene, allora sentiamo un attimo la Presidente. Presidente provinciale dell'Acqui, provinciale di Gorizia. Senta un po', allora siamo con questo bellissimo convegno che ci parlerà di colf, di aiuti alle famiglie e tantissime altre cose. Cosa ci può dire? Finalmente siamo riusciti a portare a segno questo importante convegno di oggi, con la collaborazione con il responsabile dell'Alto Isontino dei servizi sociali del comune di Gorizia. E per poter dare risposte a quelle tante famiglie, in particolar modo le famiglie alle quali noi ci rivolgiamo, che sono in questo momento le persone che sono più in difficoltà, in particolar modo le famiglie che accudiscono gli anziani disabili in casa. E quindi oggi potremo dare delle risposte alle eventuali carenze che possono avere. Comunque diciamo che l'Acqui è sempre vicina alle famiglie, alla gente. La gente che ha bisogno naturalmente, no? Certo. Comunque io ti do del tu, Silvia, io vedo che ti dai da fare veramente moltissimo per questa, per questo patronato, per questa Acqui, per le persone che hanno problemi, è una bella cosa, no? Sì, perché le Acqui sono una gran bella associazione, una famiglia, e come una famiglia ci preoccupiamo di chi è più debole. Senti, vuol dire qualcosa agli amici di Gorizia TV? Un caro saluto e se non ci conoscete andate pure sul nostro sito dove troverete tutte le informazioni che vi servono. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, grazie Presidente, adesso andrà la Raffaella Maioni, responsabile nazionale a Acqui Colf. Per aver promosso questo incontro che ci sembra molto importante, è molto importante all'amministrazione pubblica naturalmente per averlo voluto in questa città. E mi sento di portare anche i saluti del nostro direttivo nazionale dell'Acqui Colf, un'associazione che, ecco, mi piace ricordarlo, è nata nel 1945, quindi proprio quando sono nate le Acqui, in un momento storico anche dell'Italia molto, molto difficile, in cui le donne delle Acqui, i cosiddetti gruppi acqui domestici, i GAD,
assistevano e servivano le domestiche italiane. Quindi diciamo abbiamo una storia molto lunga dove abbiamo, possiamo proprio raccontare attraverso il lavoro domestico anche come l'Italia è cambiata in questi anni. La Presidente della, dica lei. Buongiorno, sono Raffaella Maioni, responsabile nazionale delle Apicolf. Benissimo, adesso le chiedo, allora cosa possiamo fare per queste persone, per queste colf, per le persone che hanno bisogno? Innanzitutto imparare ad ascoltare i lavoratori e i loro problemi, le loro criticità è importante per la nostra associazione e per tutta la nostra società, appunto perché viviamo in questo momento anche difficile che sta attraversando l'Italia, quindi ripartire dalla base vuol dire ripartire attraverso l'ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori. Essendo una categoria però molto particolare del mondo del lavoro, ovvero sono assistenti familiari, sono donne inserite in famiglie con molti problemi, molte criticità, pensiamo ad esempio agli anziani da soli, a persone ammalate, è importante ascoltare anche le famiglie e i loro problemi. E quindi noi come società civile e anche il settore pubblico, quindi il governo, gli enti locali, devono imparare o imparare nuovamente a dare delle risposte importanti, delle strategie nuove per dare risposte concrete ai bisogni sia delle famiglie, sia delle lavoratrici domestiche e degli assistenti familiari. Bene, io la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi. Allora andiamo con la dottoressa Maura Clementi, responsabile del servizio sociale dei comuni ambito territoriale 2.1 al Tesoro. Io volevo fare una premessa per un po' illustrare che cosa rappresenta, che cos'è questo ambito socioassistenziale. E parto un attimo da quella che è la normativa, la legge quadro sostanzialmente che disciplina tutta la materia dei servizi sociali e socioeducativi, tema del welfare nella regione Friuli Venezia Giulia e decido di alzarmi perché è successo un passo sotto dietro lo schermo, penso che non mi vedete neanche. E la legge regionale 6 del 2006 ha introdotto da un lato una legge quadro, quindi riassume in sé tutti quelli che sono i principi regionali in materia di welfare, dall'altro ha portato un grosso cambiamento sull'assetto organizzativo dei servizi nei territori della regione Friuli Venezia Giulia, cioè ha suddiviso in ambiti. Bene, abbiamo con noi la dottoressa Maura. Senta, lei che ruolo ha in comune di Gorizia? Io sono responsabile del servizio sociale dei comuni dell'ambito Alto Isontino, che è un'associazione per la gestione di servizi sociali e socioeducativi rivolto alla popolazione dei 16 comuni dell'ambito Alto Isontino, che è un territorio che coincide con il territorio del distretto sanitario. Senta una cosa, ma cosa fa il comune per le persone che hanno dei problemi, tipo le famiglie, che hanno queste persone anziane a casa? Ecco, cosa fa il comune? Dà diversi tipi di sostegni, sia in termini di servizio di assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e anche dei supporti economici per garantire l'assistenza attraverso assistenti familiari oppure diversi tipi di assistenza di cui si incaricano e si prendono cura i familiari, degli anziani. Diciamo una bella iniziativa, molto importante, poi con i problemi che abbiamo oggi, perché veramente adesso... Ovviamente è fondamentale sostenere così delle condizioni di fragilità legate alla non autosufficienza, ma anche alle famiglie, visto i duri periodi anche di carattere economico. Senta, allora dica al pubblico che ci guarda, per avere, non so, un contributo, un'assistenza, qualcosa di importante, dove devono rivolgersi? Basta rivolgersi a qualsiasi sportello di qualsiasi dei 16 comuni dell'ambito Alto Isontino e chiedere dell'assistente sociale, che sarà un valido aiuto e supporto per trovare così delle strategie di risposta ai problemi della famiglia. Bene, allora ringraziamo Clementi. E adesso andiamo con il direttore Adelchi. Direttore patronato Acri di Bo. È nato nel 1946 come servizio dell'associazione promotrice. Il suo scopo è quello di fornire informazione, assistenza e tutela in campo previdenziale, infortunistico, sociosanitario e dell'immigrazione. Uno dei campi più importanti dell'attività del patronato è proprio quello che riguarda la tutela delle persone e delle famiglie colpite in forma diretta e indiretta da una patologia.
ogni situazione. Quindi l'operato del patronato promuove e tutela una vasta gamma di diritti che sono a sostegno di tutte queste situazioni. Diciamo che nella nostra prassi quotidiana, chi si rivolge ai nostri sportelli e agli ambiti, come i problemi di cui parlavamo prima, viene indirizzato o dal proprio medico curante, dai servizi sociali con i quali abbiamo fatto un rapporto di grazie, o da qualche conoscente che ci indica come fonti di informazione e di aiuto. La prassi attuale prevede obbligatoriamente che ogni tipo di prestazione o forma di assistenza legata ad una invalidità parta da un'adeguata presentazione della patologia stessa. Il compito generalmente del proprio medico di base è documentare in forma telematica quali siano i problemi che affliggono le persone ammalate. Molto spesso una presentazione corretta e completa da parte del medico curante è di estrema importanza al fine di ottenere dai vari enti competenti tutte le prestazioni che spettano di diritto alla persona. Siamo con noi il direttore del patronato Acri di Gorizia. Senta, qua c'è un convegno molto importante, no? Si parlerà delle colf, si parlerà di tantissime cose. Vuoi spiegare un attimo al pubblico? Si tratta praticamente di un'attività che tende a spiegare alla cittadinanza quelli che sono i servizi offerti sia dal patronato e anche dai servizi sociali nell'ambito dell'Alto Isontino. E quindi è un momento in cui le attività sia del pubblico come anche quelle dell'associazionismo trovano un modo per addivenire una realtà che va a aiutare le persone che sono in situazioni di disagio, soprattutto dovuto a problemi fisici come l'invalidità. È un modo importante di essere presenti su questo nostro territorio, che in questo modo ha la possibilità di dimostrare che effettivamente c'è una tutela e un'assistenza forte anche nei confronti delle persone che si trovano in forte difficoltà. Senta, ci sarà anche la Presidente nazionale delle colf anche, che parlerà su questo problema, che visto che ormai siamo in un mondo di anziani, no? Certo, infatti è molto importante anche la possibilità di avere una tenuta, una gestione del rapporto di lavoro con le badanti e per le famiglie, di modo da evitare possibili difficoltà di tipo sia amministrativo ma anche penale per gestione di rapporti di lavoro che non sono corretti o sono in nero o sono a metà tra nero o meno. Dal nostro osservatorio abbiamo potuto rilevare che molto spesso un rapporto di lavoro gestito correttamente da entrambe le parti, ovvero colf e anche famiglie, alla fin dei conti conviene non solo alle due parti, ma anche alla collettività stessa, che vede una tutela e una difesa complessiva di quelli che sono sia i diritti che anche i doveri delle persone. Senta direttore, vuol dire qualcosa al pubblico di Gorizia interessante che lei dice, potrebbe essere una bella informazione? Una cosa buona è quella soprattutto che ci siamo presenti sia come patronato Acri, e sarà successivamente durante il convegno avremo l'occasione di capire quanto viene fatto anche dal servizio pubblico, siamo a disposizione e possiamo veramente dare un aiuto alle persone, quindi venite da noi, potrete avere molte risposte e molti aiuti. Grazie signor direttore, ci vediamo alle prossime. Grazie. Buon lavoro. Bene, allora salutiamo il direttore, salutiamo il presidente del Circoli di Gradisca. E allora vogliamo concludere con questo bel convegno a favore delle persone che hanno problemi. Cosa era allora? Il servizio pubblico ed azione sociale a sostegno della persona e delle famiglie in difficoltà. Benissimo, chiudiamo qua, c'era una bella foto di gruppo e se vi serve rivolgetevi a lui.